Buonasera a tutti, siamo qui per la presentazione di questo libro che a mio avviso è una cosa preziosa anche già dal punto di vista grafico, e oserei dire che è una piccola raccolta di appunti e di piccole fiabe che Livia è riuscita a raccogliere. Le sue opere mi fanno pensare a dei dipinti, dei piccoli dipinti che possono diventare solo delle opere, come dire, da viaggio, delle opere che ognuno di noi al mattino decide di indossare e di portare via. Questi piccoli racconti sono fatti secondo l'occhio di un pittore strabico, come dei dipinti, proprio la texture della materia si trasferisce come una pittura, si trasferisce come un'opera dipinta, e credo che per, come ho detto prima, per un pittore strabico questa cosa faccia piacere. Pertanto io non entro in merito della qualità del libro e dell'aspetto scientifico del libro, io do il benvenuto a tutti gli amici che sono arrivati per questo appuntamento. Mi fa piacere salutare Enrico Crisporti, che è un nostro amico, e tutti gli altri amici che sono venuti qui per la presentazione di questo libro, ma credo per un appuntamento che gli amici di Livia si sono dati nell'aula 10 dell'Accademia di Brera, che noi ci onoriamo di ospitare anche in qualità di nostra collega dell'Accademia di Brera. Pertanto io adesso, oltre a ringraziare tutti quelli che interverranno per questo appuntamento, per una questione assolutamente scientifica, ringrazio anche il nostro vecchio direttore, posso dire vecchio nel senso che ormai ha i capelli bianchi, Fernando De Filippi, e tutti gli altri che interverranno a questa, a questo incontro, a questo appuntamento. Io adesso passo la parola al professore Ignazio Medaleta, che farà un po' da, come dire, da presentatore, posso dire una parola così, tra amici. Grazie a tutti. Dunque, questo incontro entra in una programmazione più ampia che si chiama Dialoghi di Colore, che è un modo, un sistema di relazioni aperto al dibattito contemporaneo in ordine proprio alla sfera del colore. Nella sua, diciamo, nominazione, vuole agganciarsi a quella forma letteraria dei dialoghi che erano a metà del Cinquecento, in cui si dibatteva sulla centralità del colore a fondamento della pittura, appunto con questi dialoghi scritti da Paolo Sorrentino e Lodovico Dolce. E proprio questa attività di discussione si costituisce come un'azione di ricerca in parallelo alle attività didattiche che si costituiscono all'interno della nostra Accademia e da questa si irradiano. Io passo adesso la parola a Filippo De Filippi, che è il coordinatore del biennio di Fashion, il quale porterà il suo contributo a questo tavolo. Buonasera a tutti. Allora, in qualità di coordinatore di questa scuola mi sento abbastanza felice di presentare questo lavoro fatto da Livia, che è una nostra docente dell'Accademia, del nostro biennio di specializzazione in Fashion, che ha delle grandissime potenzialità, come tutta la nostra Accademia, che si
identificano poi in questi lavori fatti dai nostri ragazzi, perché come diceva giustamente il nostro direttore, la cravatta è un semplice ormai accessorio che la maggior parte di noi non fa più caso e la indossa, diciamo, in maniera abbastanza anonima, ma da un accessorio così semplice, con la collaborazione del nostro docente, che è la Lidia, e dei ragazzi, sono riusciti a estrapolare dei lavori di una entità notevole dal punto di vista dell'oggetto, dal punto di vista della fantasia, dal punto di vista soprattutto anche dell'arte, visto che noi siamo l'Accademia di Brera e abbiamo questa enorme potenzialità di intersezione, di interdisciplinare all'interno del nostro istituto. Da noi si fa design, si fa fashion, si fa pittura, chiaramente scultura, decorazione, fotografia, e i nostri ragazzi hanno questo grandissimo vantaggio, che è quello di poter toccare tutta una serie di mondi che magari in altre facoltà, in altre scuole non c'è la possibilità di fare, perché chiaramente sono molto più specialistiche. Noi abbiamo questo concetto un po', chiamiamolo così, inizi Novecento, fine Ottocento, di preparare a una sfera, diciamo, artistica che rappresenta una serie di situazioni che chiaramente l'arte accoglie, tra cui anche la moda. Tutti gli stilisti ultimamente stanno rivolgendosi all'arte per cercare di trovare spunti nuovi, perché chiaramente la crisi che colpisce sia il design che il fashion, che il lavoro, diciamo, nella maggior parte delle sue, diciamo, situazioni, poi cerca di essere tinta con nuovi spunti, e l'arte è quella che sempre, diciamo, porta avanti nel futuro, e chiaramente il design e il fashion sono poi quelli che ne cercano di accogliere per primi, per poi rivitalizzare tutto il mondo del lavoro che attualmente è un po', diciamo, in crisi. E questi esempi sono dei lavori, sono i primi lavori che il nostro dipartimento, diciamo così, la nostra scuola, però, espone, e sono una fortissima, diciamo, componente artistica e, diciamo, anche pratica e funzionale. Sono un campo molto semplice, molto, diciamo, anonimo, quello della cravatta. Adesso faremo altri lavori di questo tipo, perché tutti i nostri docenti del biennio di fashion stanno lavorando su queste intersezioni, per cui faremo delle sfilate, faremo dei lavori sempre inerenti alla moda, ma legata molto all'arte, e spero di ottenere risultati di alto livello quali questi che la professoressa Crisporti ha ottenuto. Quindi lascio la parola ai miei colleghi. Ecco, vediamo come è interessante il fatto che la professionalità del docente si riverbera nella didattica, e questi, diciamo, appunto, sono i risultati. Mario Cosatin, che doveva essere qui con noi, si scusa perché concomitanti impegni a Venezia, in occasione della Biennale, non è potuto intervenire. Io darei la parola ad Antipanzera, la professoressa Antipanzera, che è un critico storico dell'arte e del design, molti di noi la conoscono, ma vorrei presentarla per coloro che non sono suoi studenti. È stata docente di teoria e storia del disegno industriale al Politecnico di Milano, qui è docente di storia del design, è presidente dell'ISIA di Faenza, è fondatrice e presidente dell'associazione di Come Design per la promozione della creatività femminile, e componente del consiglio di amministrazione della Fondazione del Museo d'Arte pubblicato numerosi studi sui temi del disegno industriale e delle arti decorative e applicate. Finito. Ma devo dire che per certi versi mi fa un po' effetto parlare di Lidia Crisporti, perché la mia storia professionale io la sento abbastanza legata alle origini, al mio amico, al futurismo, a tutta una serie di aperture che mi ha dato. Ci sono conosciuti quelli a Pessola, per una mostra sulla ceramica futurista, e poi come dire, tutta una serie di altre storie insieme con lui, con Manuela, un rapporto, come dire, di amicizia, di professione in qualche modo. E quindi ho conosciuto Lidia, che era bambina. Ritrovarla in altre vesti un po' di effetto mi fa, perché ovviamente sono passati gli anni per Lidia, ma sono passati gli anni anche per me, per noi, Enrico e Manuela, che vedo là in fondo, insomma, quindi la cosa mi ha un po' fatto effetto, devo dire, quando ho visto che ha cominciato a insegnare all'Accademia, eccetera. Poi questa è stata un po' l'occasione per parlare un po' insieme, per ragionare sul suo percorso, insomma. Mi è piaciuto molto quello che diceva
direttore sulla cravatta, no? Così piccoli dipinti o sculture, perché nei conti qui abbiamo la tridimensionalità, no? Che ci portiamo a spasso, che ci portiamo questi piccoli oggetti che sono oggetti di abbigliamento, sono pezzi di abbigliamento, ma in realtà sono delle piccole sculture da viaggio in qualche modo. Mi è piaciuta molto questa cosa che hai detto, perché io l'ho provato, ho guardato rapidamente un po' la sua storia, come tutti l'abbiamo guardata, suppongo, e sono proprio sono sentita su YouTube quello che diceva Carlo Lineana, un altro incontro, no, su questa altre osservazioni anche sull'oggetto cravatta. Però quello che mi ha di più interessato, devo dire, parlando con lui anche in questi giorni, insomma, è questo tema della cultura tessile e di come è andata lei ad affrontarla. Come diceva prima, da anni mi occupo della progettualità e della creatività femminile, abbiamo fondato con delle amiche, con delle designer, con degli artigiani, con delle artigiane artiste, delle artiste, questa associazione è dove effettivamente abbiamo cercato di valorizzare il ruolo della donna dal passato all'oggi, la mostra che si è appena chiusa a Palazzo Morando e la testimonianza delle donne lombarde, ovviamente se ne è parlato anche con Lidia di questa cosa qua. La cosa che mi ha particolarmente interessato e colpito, perché è davvero lo scatto che è necessario nel settore della cultura tessile, ma anche in altri momenti che vengono da lontano, che sono legati al manufatto comunque, è che Lidia è riuscita a innovare un materiale e una tipologia. Ha fatto un lavoro molto accurato, tra il resto, quando mi ha parlato del suo rapporto, della sua frequentazione con Marisa Bronzini, mi ha anche così molto, molto commosso per certi versi, perché anch'io ho conosciuto molto bene Marisa Bronzini, ho conosciuto da lei la storia anche di Ceggia, di sua madre, e di come la tessitura di questo nel retroterra veneziano è stata riscoperta da Ceggia, che poi l'ha trasmutata in qualcosa d'altro, riportando poi a Venezia, in questo suo atelier, in questa sua bottega, diciamo così, tutta una serie anche di manufatti e questi costumi delle regioni italiane che sono diventati negli anni 30, sono diventati degli abiti da sera di moda, comprati anche dagli americani che arrivavano in crociera a Venezia, eccetera. Quindi questa trasmutazione dal telaio povero, Ceggia Bronzini si ritrova nell'entroterra veneziano, perché il marito è mandato là perché si occupa di terra, è un perito che ha degli incarichi particolari, e come dire, da Marisa, e poi Ceggia e Marisa dialogano in continuazione con il colore, anche perché uno zio è pittore, poi c'è Venezia che è sempre un luogo foriero di, come dire, di riflessi, di sensibilità cromatiche abbastanza particolari. E Lidia, dopo un percorso più, diciamo così, tradizionale dei conti, e non nascondiamolo però, immersa in una casa, quella di Emanuele e di Enrico, dove si respirava, come dire, più arte, più ricerca che non aria, forse, no? Arriva, dopo il suo percorso, diciamo, più tradizionale, arriva a incontrare e a scegliere un percorso molto preciso, che è quello di Marisa Bronzini da una parte, e dall'altra, per certi versi, della Graziella Bidotti a Firenze, e poi questo rapporto anche, sempre a Carinato, un po' particolare, con Claudio Origi, quindi il tema della progettazione e del decoro della cravatta, che sembra, come dire, sembra niente, ma in realtà il disegno per tessuto di una cravatta ha alle spalle una sapienza assolutamente fondamentale, insomma. Quindi io credo che quello che noi vediamo oggi e che Lidia sta passando in qualche modo agli studenti è un patrimonio di grande, di grandissima qualità, che viene da lontano, ma che soprattutto io vedo proiettarsi nel futuro. Ritengo proprio che questo passaggio dal telaio, che è sempre stato in tutte le nostre case, non dimentichiamoci che, come dire, Alisia di Monza
sera, il 29:30, la prima sezione femminile che si apre è quella legata al telaio e al ricamo, perché erano, come dire, si potevano educare le donne in ambito universitario, ma attenzione, non certo nel laboratorio dei metalli, perché non potevano assolutamente entrarci. Quindi questa rivisitazione, questa attualizzazione, cioè riprendere una tradizione che viene da lontano e ributtarla nell'oggi e soprattutto nel futuro. Quindi e questa è la cosa che mi ha maggiormente interessato in questa ricerca che Livia sta facendo. E credo che possa essere un segnale molto esplicito anche per i nostri studenti, per gli studenti di Brera, che si riescano a rendere conto che il percorso, che una progettazione di creatività nell'ottica del fashion design che un'accademia propone è ben diverso da quello che altre scuole finalizzate alla moda vanno a proporre, proprio quello che diceva Filippo un momento fa, no? Perché l'accademia deve, per forza di cose, io credo, sottolineare questa sua identità anche nell'ottica della progettualità e della figura del designer, questa sua identità che è fatta di tantissime sfaccettature, di questa sfera, come diceva Filippo prima, dell'arte, che va ad alimentare tutta una serie di fari che in altri luoghi, facoltà di design, Politecnico di Milano, di Sia stessi, sono ben diversi. Quindi questo discorso di rinnovare la tradizione storica attraverso questa creativa progettualità, la semplicità di una tecnica e d'altro canto la complessità, no? La positiva complessità di questi risultati che vediamo dagli studenti, ma vediamo poi nei lavori di Livia, credo che sia un segnale molto positivo e come dire, foriero di cose, come dire, cose buone anche per il percorso formativo proprio dell'Accademia. Grazie, poi a Massimo l'intervento. Grazie, è stato importante questa sottolineatura della dimensione formativa che sottende la produzione dell'arte, la nuova produzione dell'arte. C'è una circolarità fra didattica e ricerca, ce l'ho anche insegnato Nicola Carrino con alcuni iscritti di oggi. C'è una diretta corrispondenza fra l'arte che si insegna attraverso la didattica e la nuova arte che si produce attraverso l'esperienza appunto dell'azione formativa. Io passerei ancora la parola a Carlo Ripadimiana, che è una complessa figura di politico, uomo di cultura e ambientalista. È stato prima di tutto per noi importante, è stato presidente della Biennale di Venezia, è stato parlamentare europeo e anche commissario europeo alla cultura e all'ambiente. È stato ministro per l'ambiente e poi è stato anche importante come leader del Movimento dei Verdi e presidente dell'Associazione Italia Nostra. È stato anche presidente del Comitato Nazionale del Paesaggio. Grazie. Vi ringrazio per l'invito e perché mi date un'occasione preziosa. Tornare a Milano, esprimervi la mia emozione e il mio interesse. Tutto questo ben oltre gli over 80 che in genere confinano ai balbettii e ai ricordi sfumati. Invece cosa vedo qui? Vedo Livia Crispolti con un catalogo narrativo molto speciale, la vedo circondata dal lavoro, dalle ipotesi, dai contributi
dei suoi allievi, credo, che mossi e interessati dalla tua puntata ti seguono con molta anche autonomia e a volte distanza. Dunque non è una eco accademica, è una eco creativa. E questo mi dà una felicità in più, perché Milano ha alcune cose che devo ricordare, avendo passato circa 15 anni della mia vita a via Brera numero 18, Club Turati. Milano aveva allora due figure, di cui riferisco in parte solo nel testo in catalogo. La prima era il febbrile Giorgio Soavi. Era stato figlio del suo tempo, delle passioni contrapposte in Italia durante la guerra, e poi grande ispiratore della Olivetti, prima ancora della Pellizzari, cioè dei tentativi dell'industria di avanguardia del tempo di dare al lavoro una torsione contemporanea. Ed è lui che si misura con Ben Nicholson per le prime cravatte. Naturalmente, proprio oggi, visitando una mostra sul design di Gaia Ulenti, ho visto quanto Giorgio Soavi sia stato nel suo tempo portatore di questi nessi. C'è una serie di mobili per giardino, si chiama Locus Solus, e sono dedicati a un grande scrittore tra le due guerre, Raymond Roussel, che proprio a Milano aveva appunto consegnato Locus Solus, e che per le cravatte decise di non indossarle per più di tre volte. E quindi fu al tempo in sintonia con la grande letteratura di quei decenni, Dada, surrealista, Balla, che torna negli antenati di Livia, aveva una cravatta elettrica. Tony Servillo, che all'Argentina la scorsa settimana incantava un pubblico romano, interpretava un'edizione elaborata delle voci di dentro di Edoardo De Filippo, che De Filippo un anno dopo la fondazione del Piccolo Teatro a Milano aveva scritto in 17 ore a Milano, e dove il grande applauso che Roma riserva alla versione attuale di Servillo è sul nodo della cravatta di uno
esci di dentro. C'era tra Santa Tecla e il Conti Bar non c'è più, era il bar dell'albergo continentale a via Manzoni. Lì ogni sera sedeva Ettore Sorzas, trentino di nascita, con Nanda Pivano. La loro attenzione era sugli americani. E poi, più tardi, andavano al Santa Tecla a portare le banane a Chet Baker, la grande tromba che scaldava la città e che lo vedono Ettorino avanzare con i richiami alla pittura di David Hockney, che allora, anglo-americano del tempo, sembrava con le sue piscine, con le sue campiture, suggerire una stagione cromatica. Non solo, ma vorrei dire che mentre questo accadeva a Milano, cosa accadeva anche per la letteratura, per i grandi lombardi in giro per l'Italia? Beh, in un libro che sta per uscire nelle edizioni Chiare Lettere, dedicato alla fine di Carlo Emilio Gadda, l'autrice dice in conclusione: dicevo che i momenti apicali sono due, non è vero, ce n'è un terzo e ha a che fare con il nodo di una cravatta. Il lettore lo scoprirà finalmente, facilmente. Ecco, in attesa di chiarire nei prossimi giorni qual è questo grido che precede la fine fisica di Carlo Emilio Gadda in una casa a Monte Mario a Roma, il grande lombardo, l'uomo che più ha espresso la grandezza della letteratura italiana, forse nel secolo scorso, ecco che magicamente di nuovo torna quello che ho detto, cioè una connessione, una attualità, un... Cosa si può dire sulla cravatta? Beh, bisogna dire che qui dietro, vi ho ricordato che ho passato circa 15 anni a Via Brera 18, qui dietro c'era un sarto, lavorava il suo datore di lavoro, era un americano, diciamo, variopinto, Ken Scott, una tendenza alle grandi camicie e alle grandi brache di frutta e verdura. Ma c'era un suo collaboratore, lo chiamavano Domenico, si chiamava Domenico Bombino, e fu l'inventore di una cravatta le mille miglia lontana da quella accecante, bellissima e carismatica che lei ha preparato per chi ha la fortuna di legarsela. Era una cravatta senza fodera, quindi ricavata su un tessuto di lana tweed, con un dritto e un rovescio. Era di fatto un piccolo pullover che indossavamo per nelle giornate di rigore invernale di Milano. Dunque,
vedete come la cravatta, fieramente osteggiata, è l'unico indumento maschile che ha dei suoi nemici dichiarati, per esempio il regime dei iraniani, che vede nella cravatta la radice della croce e che, come avrete notato, non ha mai permesso a Ahmadinejad e agli altri suoi esponenti, diciamo non religiosi, di legarsene una. E ha nemici per le lavorazioni, parlo dell'industria, che è preoccupata che un addetto possa essere acciuffato da una fresa e strangolato, e quindi pretende che la cravatta rimanga negli spogliatoi, mai e poi mai, vicino alla catena di montaggio. E poi ha i teorici del nuovo. Gianni Versace è stato un fiero avversario della cravatta, troppo intimista, troppo familista, troppo antica. Dunque è una questione che, per quello che mi riguarda, io concludo con una consapevolezza. Sono stato, prima che tu nascessi, a Venezia con Enrico, sei nata l'anno dopo, intorno a una vicenda culturale molto appassionante, molto difficile, con delle diciamo, pieghe anche diplomatiche. Si trattava di dare voce a una grande zona di cui si sapeva poco, parlo della cultura e degli autori, ed era il grande impero del tempo, il grande impero sovietico, europeo, ma non solo europeo. E lavorando a quel programma, io ho incontrato chi? Un tuo maestro, non solo tuo padre, Carlo Scarpa, architetto, designer, eppure anche l'uomo che per le tessiture, per il taglio, ha prodotto delle cravatte che tu descrivi, composte in tre sezioni, se ricordo bene. Dunque, come vedete, una complessità di richiami, di riferimenti. Lei cosa ha aggiunto? Io sapevo di Enrico, del suo lavoro di grande storico e critico, di maestro, ma non ti conoscevo. E una notte, attraversando via la parte quasi fluviale di Roma, via Ripetta, prima di Palazzo Borghese, direi, o subito dopo, sono stato accecato da due vetrine che erano le cravatte di Livia. Ho guardato, riguardato e ho detto: io devo girare con quella forza, perché lì c'è un supplemento di energia che devo mettere qui, come una intensa, appunto, radioattività. E quindi mi sono messo lì, ho visto il nome tuo, Enrico, perché era allora la sede del tuo archivio. Ecco, io quando ho dei problemi con la giornata, con le amarezze,
prendo un tempo in più e guardo come aggiungere questa cosa. Dunque, vedete, quello che altri considerano futile, pericoloso, addirittura teorizzano la rinuncia, invece così facendo rendono un torto a chi vuole avvicinarsi. Io vi saluto, miei amici milanesi, con la fierezza di essere tornato in una città tanto cambiata, ma dove voi siete ancora una volta molto creativi, guidati da una personalità che mi ha illuminato e riportato al centro di quei lontani decenni, nelle persone appunto di Giorgio Soavi e di Ettore Sozzassi. Grazie. Abbiamo viaggiato nelle profonde dimensioni narrative dell'intervento di Carlo Ripa di Viana, che mi pare a ragione abbia sottolineato, diciamo, questo plus di energia che è costituita da questo nodo di colore che Livia ci propone. E quindi a Livia chiediamo di intervenire. Parole così ricche di significati e di anche provenienze diverse. Io sono sempre molto coinvolta nel rapporto visivo e comunicativo di Carlo e di me. La ricchezza appunto del colore e della giusta posizione del colore è diventata la parola lanciata nelle vie di Roma, che ha permesso appunto di poi costruire un rapporto, mi permetto di dire anche di amicizia, e di costruire anche la traccia di questo piccolo libricino, che è nato proprio anche nell'idea di Carlo, di seguire un po' un testo che non fosse soltanto fermo nell'immagine della cravatta, ma che potesse girare in tutto il mondo raccontando attraverso appunto anche la parola il mio lavoro. E questa elettricità, questa magneticità, questa forza visiva ovviamente nasce anche da una sedimentazione che voi tutti avete sottolineato, della mia provenienza familiare e della grande ricchezza accumulata fortunatamente negli anni. La ricchezza che spero e che in parte ritrovo anche nel rapporto con i ragazzi, con gli studenti di Brera, che ulteriormente arricchiscono la mia creatività e il mio lavoro. Abbiamo lavorato insieme in pochi mesi, perché poi, come spesso accade nei corsi accademici, il tempo è sempre molto breve. Ma appunto sottolineo, come diceva inizialmente Filippo, le potenzialità di un corso come quello che si sta, con le varie difficoltà, costruendo qui l'Accademia di Brera, un corso che si occupi di creazioni di moda, di fashion design, e lo sottolineo proprio lanciando questo seme, che è questo che vedete, queste 40 cravatte realizzate individualmente da ragazzi che seguono il corso del tempo, che è un corso di cultura tessile, e sotto
sottolineando il valore semantico della cravatta, perché veramente la fortuna anche di Brera è quella di essere un'accademia che accoglie ragazzi provenienti da tutto il mondo, e questo lo si ritrova nei lavori che fanno, questa eterogeneità caratteriale, esprimono le loro emotività, le loro paure, i loro desideri anche. E appunto la fortuna che ho avuto quindi, grazie a voi, di presentare, grazie a Ignazio De Moneta che mi ha invitato a presentare il libricino, è arricchita dal rapporto, dal lavoro con gli studenti, e questo è sicuramente una fortuna che noi abbiamo, noi che stiamo, come dire, dall'altra parte della cattedra, e che io rimando a loro, come grande, a loro studenti, come grande ricchezza che spero appunto, grande ricchezza che mi danno e che spero di ridare io con il lavoro. Il libricino racconta una delle mie strade tessili, nelle quali il colore è l'elemento primario ed è forse il legame che poi ha portato all'idea del professor Gadaleta di appunto invitarmi a parlare nei suoi dialoghi del colore. Che dire, ringrazio tutti quanti e invito anche a riflettere sul valore del segno cravatta, partendo da, come accennava Carlo, partendo dalla capacità di illuminare dei futuristi il volto e l'attenzione dello spettatore, fino appunto a pensare a una cravatta che porti con sé i segni della nostra contemporaneità, del nostro vivere oggi. Grazie. Io ho ancora, diciamo, da aggiungere qualcosa, perché come già è emerso, è il colore che è il fondamento di tutto. Questo colore non viene fuori dal nulla, inevitabilmente, e Livia era una bambina fortunata, perché in casa sua c'erano tanti colori alle pareti, c'erano tanti colori nei libri, nei 60.000 libri che sono negli scaffali, e c'era tanto colore anche nelle relazioni interpersonali che a casa di Enrico e Manuela, diciamo, si sviluppavano. Io vorrei partire dal suggerimento che mi dà il suo ritratto che lei si è messa in terza di copertina. Si ritratta con addosso una maglietta a strisce colorate, e questa è un'opera di Franco Summa del 75-78, che si chiama Sentirsi un arcobaleno addosso, e in realtà la maglietta era una delle 24 magliette che Summa aveva affidato a personalità del mondo delle arti visive, ad artisti, a critici, a designer. Fra questi c'era appunto Crisponti, Restanini, Michelangelo Pistoletto, Mendini, anche Ettore Sozzas e galleristi come Salvatore Ala e Ugo La Pietra, eccetera. E questi soggetti diventavano, attraverso lo stimolo di Summa, degli attori di un'azione. Quelli erano i tempi delle azioni nello spazio e nel tempo reale. Diventavano attori di un'azione di colorazione della città, semplicemente vivendola. Ecco, un procedimento analogo lo fa esattamente anche
Livia che continua questo input, noi attraverso diciamo, questo dispositivo che indossiamo continuiamo questa azione di colorazione dei nostri ambienti. E sono tanti gli stimoli diciamo, che hanno avviato tutto questo. Io avevo conosciuto Livia nel 1980 quando lei aveva 4 anni e c'erano gli incontri di Mattina Franca che erano coordinati da Enrico Crisponti nella più ampia diciamo, manifestazione che si chiamava Teatro d'Artista. Era anche presente come artista e come docente qui Fernando De Filippi e io ero nel gruppo dei giovani artisti di una mostra che si chiamava Laboratorio Puglia coordinata da Mimmo Bonino. E nel tempo tutto questo si è riverberato. Io non posso non ricordare delle serate passate a disegnare fianco a fianco a Livia che non era più un bambino di 4 anni ma insomma era quasi un adolescente nel 90 quando ospite di Enrico Emanuela la sera disegnavamo e un po' di quei disegni suoi mi ricordano i disegni che sono qui alle pagine 26 e 27 e io in quel momento disegnavo delle opere che erano caratterizzate da delle strisce e quindi c'è la striscia nella maglietta di Summa, la striscia anche un po' di questi negozietti, ma queste cravatte sono delle strisce, sono sostanzialmente, diciamo, se volessimo fare una sintesi, sono delle barre accese di colore. E inevitabilmente c'è il riferimento alle cravatte di palla, proprio a quelle cravatte di palla che erano appese sulla parete della scala che conduceva al primo piano dello studio di Via Ripetta 132. E poi c'è ancora l'insistenza iconica in un quadro di Gittain che raffigura due cravatte e questa insistenza è ancora sottolineata dalla parola scritta due volte TE appunto a sottolineare diciamo, questa icona e a qualcuno potrebbe anche venire in mente di pensare alle strutturazioni di Dorazio guardando queste accensioni cromatiche. In realtà Dorazio non c'entra niente, però c'entra di sicuro il prima e il dopo di Dorazio, quindi tutto quello che di colore c'è in quella linea di sviluppo della pittura moderna italiana che ha le sue origini in Pellizza, in Previati e che si continua nelle opere prefuturiste di Balla e di Boccioni e anche e soprattutto nelle accensioni, nell'elettricità, nelle energie del futurismo e quindi anche del secondo futurismo di cui Enrico diciamo, ci ha sottolineato l'importanza. Così come è importante ed è stato importante anche per Livia l'aver guardato le dimensioni tessili di Sonia Delaunay e anche le dimensioni cromatiche di tutta la color field painting. Un altro elemento che a mio avviso deve avere in qualche modo scatenato tutto questo, almeno lo fa nella mia memoria, è questo quadro di Allen Jones gigantesco che nel soggiorno di casa, dove c'è una grande bocca su fondo rosso che è quasi penetrata da un filamento verticale che va a incontrare appunto questa orizzontalità così femminile. E queste sono tutte, diciamo, ossessioni di verticalità che
io ritrovo nella verticalità essenziale di queste cravatte. Queste strisce inevitabilmente stanno anche, almeno in un paio di quadri di Peter Phillips, dove ci sono strisce coloratissime che si alternano e si aggrovigliano con questi contrasti di colori puri. E poi anche questi contrasti acidi, fra ritmi di complementarità e assonanze di rapporti di contiguità nei quadri di Tiramaseri, che sempre sono stati molto presenti e lo sono tuttora nel salotto proprio di Livia. Ma quindi, per concludere, questi lavori di Livia hanno un'insistenza che è data dal ritmo, da un ritmo che è dato dalla giusta posizione di colori che determinano forme che insistono fra di loro, che creano delle dialettiche interne e quindi delle accensioni. Queste accensioni provocano delle sollecitazioni per i nostri sguardi e sono, come ho già detto all'inizio, sono delle colorazioni di esistenza proprio nei flussi vitali, e in definitiva mi sembra che queste siano delle induzioni alla felicità. C'è qualcuno che vuole intervenire? Pare che nessuno vuole intervenire, non so, forse per timidezza. Probabilmente Ignazio ci ha talmente riempiti di poesia in quest'ultima, soprattutto nell'ultima frase, che ci ha tolto la parola. Credo che comunque la parola ce l'ha tolta Livia con le sue cravatte. Grazie a tutti. Alla prossima presentazione. Grazie.